ascolta il canto degli angeli. Il momento in cui l'angelo annuncia ai pastori la nascita del Salvatore è una storia della Bibbia che mi piace particolarmente. L'angelo disse loro: «Non temete, perché io vi porto la buona notizia di una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia». E a un tratto vi fu con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava Dio e diceva: «Gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che egli gradisce». Luca 2:10-14. Sappiamo bene che tecnicamente Gesù non è nato il 25 dicembre, perché i pastori non passavano la notte nei campi in dicembre, che è un mese freddo e piovoso in Israele. Ma il Natale è una meravigliosa opportunità per annunciare la nascita di Cristo, il Salvatore, che porta una buona notizia di grande gioia per te e per tutto il popolo. A te è nato un Salvatore, che è Cristo il Signore. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra a te che Egli ama e accetta. Approfitta del Natale per condividere la migliore delle buone notizie, in modo che anche loro possano scoprire il Salvatore, la sua gioia e la sua pace. La Bibbia è un libro vivente. Lascia che Dio ti parli attraverso la sua parola. Grazie di esistere. Eric Sellerier.